1-0 a Foggia, Foggia Turris 2-2 a Catanzaro, Catanzaro batte Teramo 2-15 e è stata rinviata anche Catania Piceno. Gestisce il primo pallone Alessio Sabrina, ispirato al centro della difesa al posto di Vicesa. Gli restituisce il pallone Ciofani, dribbling di Maras, Panico prende il fondo, Maras che deve rientrare sul destro, fa entrare questo pallone per il colpo di testa, il palo colpito da Duzzi, la palla resta lì, ancora Duzzi, brivido per il Potenza, prima grande occasione per il Bari. Coppola allontana. A sfidare il console, no, Lucy però è bravo a tenere almeno intollato a destro e appoggiare su Maita, ora tiro Maita per distendere Maccabi. Maita, finta di Marras, gira il destro di Maita, Maita, oh, fallo, che scarica! Colpire San Giovanni. Dai, porto! Va a cercare il cuore dell'area. Dentro per Ciofani, si gira per Ciofani, alza la testa, finta il cross, cerca di mandare la mano, c'è dentro, comunque un tipo di cross, zampa e salta. Poi cambia piede dentro, Bari passa poi si inizia la posizione centrale col destro, palla che sbatte sulla schiena di Udise, Lucine qui addosso, il fallo non lo trova, dai vai Maita, palla dentro per Udise, gioco tutto regolare, ma fuori gioco, testa di cazzo, tira zero Bari. Ancora in gol il Bari con il numero 10 Manuel Marras. Vince il prima battuta il duello con Consoli che prende questo pallone per Ciofani. 1-0 adesso il Bari prende il Bari. Segna ancora il Bari con il numero 13 Matteo Ciofani. Se ne va all'interno di una partita vissuta sugli episodi preventivi. Oh,
Bravo Mattia, Mattia! È sembrato sicuro. Parte Cianci col sinistro. Ha segnato il numero 9, Pietro Cianci. Pietro Cianci. Sostituzione pari. Esce il numero 11. Segna ancora il Bari con il numero 9, Simone Siberi. Pari 3 contro 4, la velocità di Nicola Cicci, chiama palla Candellone, la deviazione di Consoli che sfiora l'autogol. Sfortuna, anticipato, immolandosi, arrivo del pallone sotto, sentenziato. Questa è l'ultima azione, questa stava così per Marini, il secondo e il terzo punto definitivo, il gol dell'ex di Simone, anche stasera al campionato di Serie A, questa